Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile. Fregato, non stavo parlando davvero. Non l'avreste mai detto. Comunque, tutto questo per farvi vedere il nuovo microfono. Non devo neanche tenerlo molto vicino come l'altro. E come vedete c'è una bellissima struttura che me lo regge in piedi. Non devo stare più io così, perché non mi sente. Io sono comunque in piedi sulla sedia, sappiatelo. Però almeno non devo tenere il microfono in mano. Ora sta lì, bello bello, tranquillo. Manca ancora il pop filter. Ma visto che sono così lontano, non dovrebbe neanche fare una grande differenza. Ora l'ho impostato come si deve. Nel video che ho fatto ieri sera di Isaac, non era esattamente messo così, quindi si sentiva un po' peggio. Ora dovrebbe andare tutto bene. È una cosa bella. Spero che si senta la differenza con quello vecchio. Spero, perché altrimenti tutta fatica sprecata. Fate il confronto. Questo era il mio vecchio microfono. Questo è un elastico per capelli, perché altrimenti veniva più del normale. Questo era il mio pop filter prima. Un elastico per capelli. Eh già. Non so come ho resistito più di un anno con questa roba, però ha funzionato. Forse perché io nei miei video ho sempre preferito mettere qualcosa che fosse più, non so, personale. È importante quello che dicevo e non come lo dicevo. Ecco, per me è sempre stato così. Nel mio canale sto divagando come sempre, non so più di cosa parlare. Più che altro volevo farvi vedere questa cosa nuova. Augurare buon anno a tutti, perché sì, spero che sia un buon 2015. E a proposito di quest'anno, cosa ci aspettiamo di vedere sul mio canale quest'anno? Allora, innanzitutto la cosa più importante, Bloodborne. Quello è il numero uno. Sicuramente ci sarà Bloodborne. Ho la PS4, so come registrare da PS4, infatti i video di Isaac sono registrati appunto da lì, e quindi quello sicuro lo vedremo. Dopodiché continuerò a registrare Isaac perché mi diverto molto, e non è un gioco che si finisce, quindi possiamo continuare finché abbiamo voglia, e io ho ancora molta voglia. Dopodiché dovremo finire la run da Mago Scarso su Dark Souls 2, si spera di poter rigiocare a Dark Souls, una bella run tranquilla, senza niente di estremamente problematico. Mi piacerebbe fare una run rilassante, come è stata con Demon's Souls. E poi c'è appunto la challenge che avevo ipotizzato su Demon's Souls, e lì ancora ci sto pensando se farla o meno. Di sicuro, scusatemi, appena mangiato, di sicuro ci sarà un video in cui vi spiego in cosa consiste la challenge, dopodiché deciderò se ho il tempo di farla o meno. Direi che è tutto, poi ci saranno anche altre cose se mi viene voglia di farle, video speciali, ringraziamenti, vlog, eventi PvP. Non si sa mai quello che può succedere nel corso di un anno intero. Per esempio, io l'anno scorso, lo stesso giorno, il 31 dicembre, non avrei mai potuto immaginare che nel corso del 2014 il mio canale avrebbe fatto un salto di qualità, diciamo, così ampio. E quindi sono davvero contento. Ringrazio tutte le persone che hanno guardato i miei video finora, quelli che ancora non mi conoscono e prima o poi raggiungeranno questo video, lo vedranno nel 2015. Tutti lo vedranno nel 2015 perché uscirà domani, cioè il 1º gennaio. Shh. Avete capito il concetto? Direi che va bene così. Ringraziamento per tutti. E questo è l'inizio di una nuova era e di un nuovo anno. Nanno, non anno, un nuovo nanno. L'anno prossimo potenzierò le mie capacità locutorie. Promesso. Ciao a tutti.